Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi del burro di arachidi. Qui con me ho il burro di arachidi della Spartan Nutrition. Ma prima di parlare delle specifiche di questo prodotto, voglio fare qualche cenno per farvi capire quanto sia importante questo alimento. Che genere di alimento è il burro di arachidi? Possiamo considerarlo un ottimo snack indicato soprattutto per gli sportivi, ma adatto alle esigenze di qualsiasi persona. È praticamente utilizzabile per comporre diverse pietanze. Soprattutto rappresenta un ottimo prodotto salutare. Il burro di arachidi è ricco di acidi grassi insaturi, quindi i cosiddetti grassi buoni. È composto da proteine vegetali, potassio, magnesio, vitamina E, arginina ed è ricco di vitamine e altri minerali. È possibile utilizzarlo come crema da spalmare su gallette di riso, fette biscottate, pancake e quant'altro. Ma è possibile anche inserirlo all'interno di un frullato per renderlo più corposo. Inoltre abbiamo anche la possibilità di poter mangiare il burro di arachidi prima di andare a dormire, perché rappresenta un ottimo snack gratificante che appaga notevolmente. Spesso si tende a pensare che le arachidi siano frutta secca, ma in realtà sono dei legumi e solitamente su 100 g di prodotto ritroviamo circa 26 g di proteine. In questo caso il prodotto che ho qui contiene invece il 50% di proteine. Quindi su 100 grammi contiene 50 grammi di proteine, 33 grammi di grassi, 6 grammi di carboidrati, di cui 4 sono zuccheri, e contiene 5 grammi di fibre e un quantitativo irrisorio di sodio. Il burro di arachidi è un alimento portentoso da poter inserire nella propria dieta, soprattutto quando è di nostro interesse l'aumento della massa muscolare, poiché consente di raggiungere maggiori calorie molto facilmente. Ricordiamo però di rispettare delle regole quando consumiamo il burro di arachidi. Se ci troviamo in fase ipocalorica, dovremo stare molto attenti con il quantitativo, proprio perché rappresenta un alimento molto calorico. Ergo, rischiamo di esagerare facilmente, sfasando così i macronutrienti della nostra dieta. Altro accorgimento importante. Ricordiamoci che quando acquistiamo un prodotto come questo, dobbiamo essere a conoscenza sempre delle certificazioni. Se la certificazione è bio, rappresenta un indice qualitativo importante che indica una responsabile lavorazione delle arachidi. Altra informazione che può tornarci utile, badiamo bene sempre ai riferimenti posti nella descrizione del prodotto. Solitamente nel burro di arachidi vengono aggiunti zuccheri di diversa derivazione, come ad esempio agave, zucchero di canna, miele, eccetera. Se vediamo però che lo zucchero presente all'interno del burro di arachidi è eccessivo ed è quasi pari ai grassi indicati, vuol dire che è un prodotto poco qualitativo per la nostra salute, perché come spesso detto l'eccesso di zucchero crea non pochi problemi alla nostra situazione metabolica. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero che queste informazioni vi siano tornate utili. Un saluto e vi aspetto nel prossimo video.